queste ore, un ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere in degenza all'ospedale forse a causa del coronavirus. Il ragazzo in questione è Leonardo Greco, il quale partecipò al programma di Maria De Filippi tra il 2010 e il 2011. A dare questo triste annuncio è stato lui stesso su Instagram. Il protagonista ha detto di essere costretto ad avere l'ossigeno e dimostrare tutti i sintomi di questo virus. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Il messaggio dell'ex tronista di Uomini e Donne. L'ex tronista di Uomini e Donne Leonardo Greco è ricoverato in ospedale a causa forse del coronavirus. Il giovane ha pubblicato una foto direttamente dall'ospedale Sacco di Milano in cui ha annunciato di non stare affatto bene. Leonardo ha difficoltà respiratorie, sta di fatto che deve mettere l'ossigeno, ed ha sviluppato una polmonite interstiziale e febbre molto alta che stenta a scendere. Insomma, i sintomi sono esattamente quelli del Covid-19. Tuttavia, Greco si è sottoposto a ben più test, i quali sono risultati entrambi negativi. Dato che le sue condizioni di salute, però, non riescono a migliorare, questa mattina si è sottoposto ad un nuovo esame ed è in attesa del responso. Esortato tutti a non sottovalutare la questione. Lui ha 37 anni, è una persona sportiva, che mangia sano e che non ha particolari patologie pregresse. Per questo motivo, nel caso in cui questo terzo tampone dovesse dare esito positivo, questo confermerebbe il fatto che tale virus non colpisce affatto in modo aggressivo solo i più deboli. In virtù di questa considerazione, fondamentale seguire alla lettera le disposizioni governative emanate nelle ultime ore. L'invito è quello di rimanere a casa il più possibile ed evitare al massimo primo contatto con le altre persone. Nel caso in cui questo fosse impossibile, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.